Buongiorno, siccome è tanto che non faccio la piega mossa, oggi volevo sperimentarla nuovamente, ma dico sperimentarla perché a me piace l'argomento capelli, sarà che ho insegnato tanto tempo ai parrucchieri, per cui mi incuriosiscono anche le metodiche particolari. In particolare, appunto, mi sono incuriosita e appassionata al Curly Girl Method, che non è altro che una sorta di programmazione della cura e del trattamento del capello riccio. Io ovviamente, vedete, questo è il mio naturale, non è riccio, ma volendo farli mossi, vorrei provare a seguire la sequenza che utilizzano loro. In realtà non l'ho trovato molto differente dal cronogramma capillare che io già seguo da un po' per i capelli. Semplicemente chiaramente tratta una combinazione di prodotti più mirata a rendere il riccio definito, tonico ed elastico. Quindi che cosa farò io oggi? Io farò un co-wash, quindi un lavaggio delicato. In particolare andrò ad utilizzare lui, che è il co-wash di Biofficina Toscana, che credetemi non ha niente da invidiare a uno shampoo classico, nel senso che lava in maniera estremamente delicata con il principio del conditioner wash, quindi con una base lavante molto leggera data appunto dai condizionanti, ma lascia la cute pulitissima e il capello davvero leggero. Un prodotto davvero eccezionale, c'è cioè sia versione per capelli lisci, che è quello che ho io, che la versione per capelli ricci. Quindi per lavare i capelli utilizzerò lui. Come maschera andrò ad utilizzare la panna e fragola di Alchemilla, perché nel mio programma mensile del cronogramma oggi devo fare quella nutriente, per cui io scelgo sempre lei. Poi un balsamo per districare, utilizzerò ancora il balsamo di Shampora, che non è che mi faccia fare salti di meraviglia, però fa il suo lavoro, senza infamia e senza lode, come si dice, quindi finché c'è da finire quello si finisce. Ma non è il prodotto che mi ha colpito di più di loro, mentre la maschera l'ho già ricomprata, ma questa aperta e chiusa parentesi. Poi, dopo aver fatto quindi la fase di lavaggio e condizionamento, diciamo, sotto la doccia, si passa alla fase di styling. Una prima fase iniziale per, diciamo, condizionare, disciplinare e mettere in forma le ciocche dei capelli, e utilizzerò la Silky Cream di Eterea. Scelgo la Silky Cream che da sola sul mio capello, se non sto attenta con le quantità, mi risulta un po' pesante, perché voglio utilizzare la Volumizing Mousse, che io ho già usato anche altre volte, sempre di Eterea, e la trovo bellissima perché mi dà un ottimo volume, un'ottima tenuta, un'ottima definizione dell'onda del mosso, ma rispetto a quelle che sono abituata ad utilizzare di solito è un pochino più secca, passatemi il termine, quindi associata alla Silky Cream, che invece mi da sola mi appesantirebbe un po', penso di poter bilanciare bene l'effetto, ottenere volume e definizione, ma anche morbidezza. Quindi, distribuiti i due prodotti di styling, farò quello che si chiama il plopping, cioè a testa in giù, seguendo l'onda ottenuta con il prodotto di styling, terrò il turbante in posa. Per fare il plopping utilizzerò il turbante che c'era stato dato in omaggio con il lancio della linea Puro Bio for Hair, che è una ciniglia molto morbida, non tanto adatta ad assorbire l'eccesso di acqua, ma ottima quando si vuole lasciare in posa, come in questo caso, una combinazione di prodotti. Finita la fase del plopping, credo il tempo che rifarò i letti di casa e darò una sistemata, quindi boh, una ventina di minuti, una mezz'oretta, passerò poi all'asciugatura con il classico diffusore e vedremo poi insieme il risultato finale. Thank you.
Allora, pronti usciti fuori dalla doccia, io ho solo pettinato i capelli con la spazzola apposta per pettinarli da bagnati. Passiamo quindi alla fase di styling. Io di solito facevo una cosa diversa e qui che secondo me cambia nelle mie abitudini il Curl Rigor Method, nel senso che io applicavo il prodotto leave-in e lasciavo poi tamponare l'eccesso di acqua con il turbante. Dopo, prima dell'asciugatura, applicavo la mousse e invece qui vanno applicate diciamo in sequenza e poi fatto appunto il plopping. Vediamo se effettivamente anche su un capello come il mio fa la differenza. Io comunque non abbondo troppo con la Silky Cream perché è meravigliosa e davvero setificante, però su un capello come il mio, che comunque è molto sottile, devo fare attenzione. Quindi ne prendo 3 pump, sono di fatto, li distribuisco tra le due mani e mi concentro prevalentemente dalla mezza lunghezza e le punte. Le applico a testa in giù di modo da essere più precisa. Non è molto comodo così, ma almeno lo vedete meglio. Vado da qui in giù. È giunto quindi il momento della mousse volumizzante, sempre a testa in giù, di questa ne applico un po' di più e inizio a fare il famoso scrunch, quindi a cartocciare letteralmente i capelli all'interno delle mani. Secondo il metodo, poi chi ha il riccio in questa fase magari si aiuterà con finger coil, mi sembra si chiami, ma permettetemi il beneficio del dubbio perché non è una pratica che faccio abitualmente, letteralmente sarebbe formarsi, riformare il riccio aiutandosi con il dito. E per pettinare i capelli consigliano di utilizzare la mano tipo a rastrello anziché utilizzare un pettine. Io ho utilizzato, come vi dicevo, la spazzola apposta per pettinare i capelli da bagnati, ma non ho problemi di onde da rompere, io le devo proprio creare da zero, quindi con queste piccole variabili andiamo ad applicare invece la mousse. Di questa, come si diceva, abbondo un pochino di più. È una mousse molto soffice e areata che si distribuisce molto velocemente. Io dico sempre una cosa, io già ho il capello liscissimo, quindi è difficile creare un'onda su un capello come il mio. In più adesso è senza taglio, quindi più pesante, più lungo, per cui insomma se viene così a me, come diceva Costanzo, buona camicia a tutti, posso dire buona onda a tutti. Ora, come fare a farvi vedere questo? Non lo so. Praticamente, facciamolo così di lato, poi lo faccio per bene. Praticamente io appoggio su una superficie piana questo e ci raccolgo dentro i capelli seguendo l'onda che gli ho dato. Spero di essermi spiegata bene, lo fo a testa in giù, ma non ho modo di spostarvi adesso il telefono perché ho bisogno di due mani libere. Pronti, la versione Mirror Fay è pronta per rimanere in posa. Come vi dicevo, io la lascerò in posa, direi grosso modo, una ventina di minuti, tempo che rifaccio i letti, sistemo un po' le camere, dopodiché passeremo all'asciugatura. Nel Curl Rigor Method, in alternativa alla mousse, che rimane comunque più areata, più leggera, suggeriscono anche l'utilizzo del gel. Io devo dire la verità, il gel è un prodotto che non ho mai utilizzato, forse negli anni 90, quando andavano di moda le pettinature fulminate, però insomma è un prodotto che non rientra assolutamente nelle mie abitudini, per cui non lo avevo neanche a disposizione. Però appunto per definire bene l'onda suggeriscono o il gel per una tenuta maggiore, chiaramente, o la mousse per un effetto più morbido e più areato. Io avevo la mousse, tra l'altro già usata, con cui mi trovo molto bene, per cui ho voluto provare lei. Però sappiate che l'alternativa c'è. Quindi ci rivediamo poi con l'asciugatura. Allora, rieccoci qua. Sì, in effetti una ventina di minuti, una mezz'oretta diciamo. Quindi io adesso tolgo il turbante.
minimo d'onda scema giusto per un po' effetto, non neanche beach wave, vabbè, insomma un po' di onda c'è. Passo quindi all'asciugatura, classico diffusore, lui è sempre il mio phon Remington preso su Amazon, che io trovo meraviglioso perché è leggero e funziona bene. Tengo a portata di mano comunque la Volumizing Mousse, perché se vedo che non regge più di tanto, magari ne aggiungo un pochino. Care le mie amiche ricce, sappiate che avete tutta la mia stima, perché le sudate mi fo io quando devo asciugarmi la pelle a questa maniera, non ci sono proprio abituata. Allora, che ne dite? Allora, quello che posso dirvi io è che sicuramente per la rigidità che utilizzando da sola lei avvertivo, mischiandola invece con la Silky Cream, entrambe eterea, non la noto affatto, quindi sicuramente una buona combinazione. L'onda mi piace, devo dire anche più naturale del solito, fa quell'effetto un po' capello bagnato, mi piace, non è pesante, non è rigido, è piuttosto definito. In teoria, in questo punto, se si è formato il cast, che sarebbe quella patina rigida superficiale che un pochino sui miei c'è, andrebbe rotto. Io, a dir la verità, lascerei così, anche perché io non ho un riccio di partenza, per cui se rompo il cast ci sta che gli dia meno tenuta. Quindi io lo lascio. Non mi piace molto il davanti, ma quello devo imparare un pochino a lavorarlo meglio io. Quindi questo è l'effetto, io devo dire molto interessante, buona la combinazione dei prodotti sul mio capello, buono l'effetto, non è molto diverso da quello che ottengo quando faccio la combinazione di altri prodotti, io di solito utilizzo prodotti parentesi bio per fare il mosso. La differenza che avevo notato tra parentesi bio e invece la combinazione di prodotti eteree è che con eteree avevo una durata maggiore, cioè una tenuta, un sostegno maggiore. Però non l'avevo usato mischiato alla Silky Cream. Vediamo un pochino come e quanto regge. Aggiornamento, siamo al giorno 3. Io ho rifatto refresh anche stamattina, sempre vaporizzando acidella di parentesi bio a testa in giù e poi riapplicando la Volumizing Mousse di Eterea, sempre a testa in giù, facendo sempre lo scrunch. Mi piace molto l'effetto perché, pur rimanendo un'onda molto naturale, regge bene.
Regge bene, siamo al terzo giorno, considerando anche la stratificazione dei prodotti e considerando che io non ho particolari accortezze quando vado a dormire, cioè non è che sto attendo all'onda, metto la cuffia in seta, niente di tutto ciò, vado a dormire normale, per cui veramente sul mio capello un'ottima resa la combinazione dei prodotti, sia utilizzata per lo styling, quindi la crema più la mousse, che è quella utilizzata per il refresh, quindi l'acidella con la mousse sempre. Effetto, come vi dicevo, onda molto naturale, ma vi ricordo di nuovo che io ho un capello che non ha al momento nessun taglio definito, ha una lunghezza medio lunga, diciamo, e è un capello molto liscio, quindi ha bisogno di creare da zero la struttura, ha bisogno di mantenerla elastica e sostenuta. E quello che mi piace infatti è che nonostante la sovrapposizione dei prodotti, il capello è comunque leggero, non è impastato, non è duro e ha comunque un bel aspetto piacevole anche al terzo giorno. Poi comunque stasera li laverò in ogni caso, a parte l'avrei lavati uguale, però comunque sia la stratificazione del prodotto comunque ho voglia di rimuoverla dopo 3 giorni, quindi comunque sia io stasera laverò i capelli, però almeno così abbiamo seguito tutto l'andamento, abbiamo visto che con questa combinazione di prodotti su un capello, una tipologia di capello liscia come il mio, comunque ha dato un bellissimo risultato di onda naturale, mossa naturale che ha retto perfettamente per 3 giorni. Che dite, è stato interessante questo esperimento? Io mi auguro di aver dato dei buoni spunti, soprattutto alle mie sorelle lisce, che magari vogliono esplorare ogni tanto il mondo dell'onda e del mosso. E per le mie amiche ricce avete tutta la mia stima, perché come sempre chi ce l'ha cotta la vuole cruda e viceversa. A me il mosso piace tantissimo, lo trovo molto, non so, mi dà quell'idea di sensuale, lo trovo sempre molto bello. E il liscio, per contro, devo dire, è più facile da gestire senza Quindi a dubbio. ciascuno il suo, ma se ci sono delle combinazioni che ci possano aiutare a sperimentare per un giorno il mondo degli altri, perché no? Quindi il mio esperimento Curly Girl Method sui capelli lisci si conclude qui. Se avete voglia, vi aspetto giù nei commenti per sapere quali sono le combinazioni di prodotti che preferite voi per fare il capello mosso e se avete voglia di replicare questo metodo che abbiamo visto insieme oggi.